Assolutamente va evitato il latte vaccino almeno nel primo anno di vita e possibilmente anche nel secondo anno, però certamente nel primo anno di vita. I latti artificiali non è vero che non sono tutti uguali, si tende purtroppo a banalizzare molte volte questo concetto. I latti che noi possiamo trovare in commercio sono dei latti che sono sicuramente adeguati, nel senso che rispondono a quelle che sono le raccomandazioni internazionali, ma magari non tengono conto o comunque non contengono tutti quei prodotti, quelle integrazioni che sono invece frutto della ricerca che negli anni si è sviluppata. Quindi, per esempio, oligosaccaridi piuttosto che prebiotici o probiotici, piuttosto che lattoferrina, cioè tutta una serie di comunque di fattori che sono contenuti nel latte materno, si cerca in qualche modo di arricchire questi latti artificiali per renderli sempre più possibilmente simili o similari al latte materno. È una battaglia difficile, è una battaglia che non si riuscirà mai a raggiungere, però comunque questo è direi un arricchimento e che quindi fanno differenza tra latti e latti. Mi aspetto e penso che sia il pediatra di famiglia poi a indirizzare o a suggerire il prodotto migliore per quella mamma, per quel bambino, perché poi anche, ripeto, a differenza di contenuto proteico è importante, ci sono latti che hanno maggior contenuto proteico, altri che ne hanno meno. Questo oggi sappiamo che è molto importante da valutare perché l'ipotesi proteica, cioè un eccesso di proteine nei primi mesi di vita, sarebbe alla base dello sviluppo successivo di sovrappeso e obesità, che purtroppo è un problema che affligge circa il 30% dei nostri bambini.